Non va bene il fatto che la scelta sia andata sull'IRPEF. Noi avevamo chiesto, cominciamo da chi è rimasto indietro. La riforma fiscale, secondo noi, non dà le risposte che si potevano dare ai giovani e ai pensionati che stanno sotto i 20.000 euro di reddito. Secondo noi, con 41 anni di contributi, bisogna poter andare in pensione subito. Perché in questa manovra non ci sono risposte sufficienti a tutte le richieste che noi avevamo fatto in modo unitario negli ultimi mesi. Non ci sono risposte per quello che riguarda i giovani, la precarietà del lavoro, la riforma del fisco e le pensioni. Io tratto con molto rispetto le decisioni delle altre organizzazioni sindacali, chiedo altrettanto rispetto per le nostre decisioni. Sottolineo che le rivendicazioni che noi sosteniamo sono rivendicazioni che nascono da piattaforme unitarie. Probabilmente una diversa sensibilità rispetto ai problemi che stiamo attraversando. Io spero che, passato questo periodo, riusciremo a camminare insieme di nuovo. Noi abbiamo avuto tanti confronti con il governo, con il presidente Draghi, con i ministri. Abbiamo anche raggiunto risultati importanti. Io vorrei ricordare che noi abbiamo sottoscritto 4 accordi, abbiamo modificato alcune cose nella manovra. C'è però un tema sul quale sostanzialmente non c'è la stessa visione. Noi continuiamo a dire che in questo paese non va tutto bene. C'è un pezzo del paese che soffre. E vorrei dire, in modo particolare qui, ci sono tantissimi giovani che non hanno lavoro, tantissimi giovani che svolgono un lavoro precario, che stanno sotto i 20, 21 mila euro di reddito annuo lordo quando ci arrivano. Ci sono lavoratori che perdono il posto di lavoro con un SMS, ci sono lavoratori che stanno in grande difficoltà. La riforma fiscale, secondo noi, non dà le risposte che si potevano dare ai giovani e ai pensionati, ma soprattutto ai giovani che stanno sotto i 20.000 euro di reddito, quando noi nel corso di quest'anno abbiamo dato alle aziende più di 170 miliardi di euro e senza nessuna condizionalità. Non va bene il fatto che la scelta sia andata sull'IRPEF. Noi avevamo chiesto, cominciamo da chi è rimasto indietro. Come? Intervenendo sul cuneo fiscale, cioè per farci capire sull'lordo della busta paga. In questo modo avremmo raggiunto due obiettivi. Il primo, di abbassare il costo del lavoro, che in Italia è fra i più alti in Europa, e di dare subito risposta, abbassando il cuneo fiscale, facendo aumentare il netto che ognuno dei lavoratori si trova in busta paga. La politica ha fatto un'altra scelta, di intervenire in modo strutturale sull'IRPEF. E intanto su quella curva dell'IRPEF, sulla quale è intervenuta la maggioranza, le differenze emergono. Cioè, chi oggi guadagna fino a 25.000 euro prende la stessa quota di sconto fiscale per chi guadagna da 70.000 a 200.000 euro. Cioè, chi lavora oggi in azienda e fa il radaro o ha un lavoro precario rischia di prendere 0 sconto fiscale o 100 euro, che è la stessa cifra che prende il suo direttore generale che ne guadagna 150.000. Noi abbiamo provato fino alla fine a trattare, quando poi il governo ha detto: beh, questa è la scelta, noi abbiamo dovuto per forza dire non siamo d'accordo. Sono stati dati 170 miliardi di euro alle aziende. Poi dico giustamente, perché salvaguardando le aziende abbiamo salvaguardato i posti di lavoro. Poi c'è una postilla che però nessuno ripete. Noi abbiamo dato quei soldi alle aziende che hanno licenziato con un SMS, abbiamo dato i soldi a quelle aziende che hanno delocalizzato, abbiamo dato quei soldi che hanno raggiunto grandi utili nel nostro paese e pagano le tasse nei paradisi fiscali. Credo che la proclamazione di uno sciopero generale sia una giornata di protesta prevista dalla Costituzione. Non penso che provochi uno strappo. Penso che dopo la giornata di sciopero i confronti con il governo continueranno, perché io penso che la politica e il governo abbia bisogno del confronto con tutte le parti sociali in un momento così complicato per il paese. Vedremo. Sul tema delle pensioni, noi continueremo a chiedere quello che abbiamo chiesto finora. Quei ragazzi che oggi iniziano a lavorare tardi, che fanno lavori precari per molti anni della propria vita professionale, hanno diritto ad una pensione di garanzia. E su questo non c'è stata data risposta, così come non c'è stata data risposta quando noi abbiamo chiesto sempre per i giovani di considerare i periodi di formazione come periodi di contributi figurativi, cioè al pari dei periodi
di lavoro. Cominceremo a dire che per le donne serve un'attenzione che sia coerente con le affermazioni che abbiamo fatto durante la pandemia. La DAD, l'assistenza, il fatto che stiano indietro, bene. Se questo però ha una ricaduta, bisogna riconoscere alle donne il lavoro che fanno in famiglia e di cura. Se parliamo sempre di pensioni, continuiamo ad insistere sul fatto che l'APE Social, che sostanzialmente significa che viene riconosciuto a chi fa lavori usuranti la possibilità di andare prima in pensione, sia rafforzata e diventi stabile, non un evento provvisorio. E c'è un altro principio, che è quello di chi ha 41 anni di contributi, cioè chi oggi ha avuto la fortuna di poter lavorare 41 anni in modo ininterrotto nella propria professione. Può andare in pensione se ha cominciato a lavorare a 18 anni o a 19 anni, a 60 anni, o deve aspettare 67? Beh, secondo noi con 41 anni di contributi bisogna poter andare in pensione subito. Se voi guardate in giro nelle tante interviste che fate ai ragazzi, quando chiedete quando andrai in pensione, la risposta di questi ragazzi è: non ci andrò mai. Allora io credo che su questo vada fatta una riflessione anche di tipo sociale, cioè di come noi abbiamo costretto questi ragazzi a non poter programmare il loro futuro. Noi dobbiamo riuscire a superare le tipologie di lavoro precario che oggi sono presenti in Italia. Avete ricordato il Jobs Act? Se voi ricordate, allora c'era qualche uomo politico che ci spiegava che quello sciopero era sbagliato, come ce lo dicono adesso, sono sempre gli stessi. E ci dicevano: questo sciopero è sbagliato perché levando l'articolo 18, superando e inserendo nuove forme di precariato, vedrete che le aziende correranno in Italia ad investire. E noi dicevamo: guardate, questa roba non è vera. E per questa allora avevamo fatto uno sciopero generale, a due, ma avevamo fatto uno sciopero generale. Mi pare di poter dire che il tempo ci ha dato ragione. Le aziende non solo non sono arrivate in Italia, continuano purtroppo a scappare. E non è che precarizzando ancora di più il lavoro risolveremo questo problema. Quindi bisogna partire da questo tema: come risolvere tutte le varie tipologie che permettono oggi alle aziende di sfruttare i giovani e di non riconoscere loro un contratto sicuro.